Salve carissime, salve carissimi, bentrovati, benvenuti nel mio nuovo interattivo. Oggi faremo un interattivo breve, diciamo, ho fatto appunto tre varianti perché comunque non sarà molto lungo perché è una domanda, una sola domanda, andremo ad analizzare una sola domanda. Come sta senza di me? Quindi una persona che noi probabilmente non vediamo, non sentiamo, dove c'è stato presumibilmente un allontanamento, vogliamo sapere come se la passa senza di noi. Quindi potrebbe essere riferito a un ex, a una persona che stavamo frequentando e non vediamo più da qualche tempo, un'amica, un parente, anche un conoscente, insomma, chi vi pare? Sicuramente una persona con cui c'è stato un minimo di rapporto, cioè non una persona che non conoscete, è chiaro. Allora, le varianti sono tre. Abbiamo la prima variante, il cuore verde, la seconda variante, il cuore rosso, la terza variante, il cuore giallo. Sì, mie care, siamo ritornati ai cuoricini. È ovvio, noi partiamo con questa domanda, come sta senza di me? Poi andremo a sviluppare e vedremo poi i tarocchi. Che informazioni ci daranno su questa situazione. Allora, io come al solito voglio ringraziarvi tutti, sempre del seguito, dei like, delle visualizzazioni, lo sapete, è doveroso per me farlo. E poi vi voglio anche ringraziare e raccomandare di vedere questi video con diciamo cautela. Perché sono energie generali, non possono risuonare su tutti, quindi prendete solo quello che ritenete che possa calzare su di voi, quello che non calza su di voi, lasciatelo andare, sarà destinato a un'altra persona. E ultima premessa: per chiunque voglia analizzare una situazione che gli sta a cuore e quindi vuole fare un consulto personalizzato, nella descrizione del video ci sono i miei contatti, zairafassari@gmail.com. O nel mio profilo Facebook Zaira Fassari, messaggio privato, oppure nel mio profilo Instagram I Tarocchi di Zaira, sempre messaggio privato. Ho detto tutto, ragazze, ragazzi miei, partiamo dalla prima variante, il cuore verde. Per coloro che hanno scelto il cuore verde, metteremo qua e ho rispolverato anche un po' qualche mazzo. Oplalalala, qui già esce tutto, ma noi li mettiamo dentro perché ancora non abbiamo neanche formulato la domanda. Allora, ho rispolverato, come vedete, alcuni mazzi di tarocchi che non usavo da un po', e questi in particolare sono i tarocchi piemontesi, molto belli e molto chiacchierini anche questi. Allora, andiamo a vedere questa persona, per coloro che hanno scelto la prima variante, il cuore verde. Come sta questa persona senza di voi? Cioè, come sta questa persona che voi che avete scelto la prima variante, il cuore verde, state pensando, come sta senza di voi? Andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi. A fondo mazzo abbiamo un 10 di denari. Quindi qua c'è una situazione o c'era una situazione di tranquillità. Di abbondanza. Andiamo a vedere questa persona come sta senza di voi. 5 di bastoni, viene un 4 di coppe, viene la carta del matto, viene la carta del 5 di denari, viene la carta del 10 di bastoni. Abbiamo il 2 di bastoni, abbiamo il fante di bastoni, abbiamo il 7 di denari, il sole e la papessa. Quindi qua avevamo, cioè questa persona probabilmente con voi aveva un rapporto. Qua possiamo parlare di un rapporto importante. Potrebbe essere una famiglia,
Potrebbe essere una moglie, un marito, una donna ufficiale, un uomo ufficiale o anche semplicemente essere una persona comunque importante che entra nella vita. Vedete, abbiamo la papessa. Quindi qua parliamo di una donna materna, di un'amica, di una madre, di una donna molto buona, saggia, dolce, che sa dare tanto. Quindi sicuro che quest'uomo con voi, con queste due carte, vedete, aveva un'armonia. Comunque con voi stava bene. E stava bene, tant'è che mi esce anche la carta del sole, vedete, quindi comunque qua la situazione era veramente una situazione felice, tranquilla, di felicità, di amore, di tranquillità. Evidentemente devono essere successe delle cose abbastanza, diciamo, particolari, perché qua c'è stata una sorta avversa, un ostacolo, un qualcosa che ha interrotto questo, diciamo, questa relazione. Ci sono stati dei dubbi molto forti e sicuramente qui sarà entrato in ballo una terza persona, perché abbiamo proprio la carta dell'amore venale, dell'amante, della relazione clandestina. Questa persona evidentemente ha fatto in un colpo di testa, ha avuto questa attrazione trascinante per questa donna che ha conosciuto e ha perseverato in questo intrigo e ha fatto sì che la situazione si degenerasse. Questo è quello che le carte mi raccontano di questa storia. Andiamo a vedere come sta senza di voi. E come sta senza di voi? Questa persona senza di voi non sta bene, perché vedete, qua abbiamo la carta del 10 di bastoni che ci parla anche di una, come dire, un'ossessione, una frenesia, un appesantirsi di una situazione che è degenerata. Ci parla anche di ostacoli, di un'esperienza dolorosa. Questa persona in questo momento si sente veramente, come posso dire, come in balia delle onde, cioè si sente inconcludente, si sente attanagliato da non sapere cosa fare. Questa interruzione di questa situazione con voi gli ha portato anche un'interruzione della stabilità. Questa persona non è più, diciamo, stabile come lo era prima. Voi gli davate tanta serenità, adesso lui questa serenità l'ha completamente persa. Quindi andiamo poi a capire che comunque questa persona, per come sta, ha voglia di avere vostre notizie, vedete? O comunque ha voglia di contattarvi, perché viene fuori questa carta del fante di bastoni che ci parla di notizie e anche il 6, il 7, scusate, di denari che ci parla di successo e appunto di progresso in una situazione. Quindi mi verrebbe da dire che questa persona, ops, che voi avete pensato in questo momento sta veramente non sta bene senza di voi. Non sta bene perché prima aveva questa donna che lo coccolava, gli dava, vedete, questo gli dava questo sole, gli dava questa serenità, gli dava una tranquillità, un benessere. Magari vedete voi con questo 10 di denari potevate anche essere una tipologia di donna che pensavate voi a tutto. Che ne so, se lo invitavate a cena, pensavate dall'A alla Z, andavate a fare la spesa. E magari, che ne so, se andavate in giro, gli offrivate pure qualcosa. Insomma, fatto sta che questa persona con voi aveva veramente un'abbondanza, sia fisica che materiale. Quindi andiamo a vedere un consiglio, cioè un consiglio, cosa ci dicono ancora gli oracoli per come sta questa persona senza di voi, come sta questa persona senza di voi. Questa situazione richiede di avere fiducia. Lui vorrebbe che voi, cioè lui vorrebbe che voi avreste fiducia in lui, perché vedete, vuole lasciare andare il bisogno di controllo. Cioè questa persona vorrebbe
che questa situazione con voi si svolgesse in modo spontaneo, perché come vi ho spiegato non sta per niente bene, è un po' come se rimpiangesse questa energia di questa papessa che gli dava veramente tanto. Quindi vorrebbe da parte vostra più fiducia nei suoi riguardi. Quindi andiamo a vedere con gli angeli, le risposte degli angeli, andiamo a vedere come sta senza di voi, di coloro che hanno scelto il cuore verde, come sta senza di voi questa persona. Lascia andare, viene, è a fondo mazzo, storia d'amore. Vedete come sta? Che vi devo dire? Come sta questa persona senza di voi? Voi avete lasciato andare questa storia, questa situazione, che qua c'è stato un amante, un tradimento, però lui come sta? Sta male perché per voi ha un sentimento, è la sua storia d'amore. Andiamo a vedere in ultima analisi cosa ci dicono le carte degli oracoli su come sta senza di voi questa persona. Vediamo ancora cosa ci vogliono dire gli oracoli in questa stesa. Come sta senza di me? Andiamo a prendere una carta. Vedete, ha bisogno di aiuto questa persona, chiede aiuto. Vorrebbe che qualcuno si mettesse anche in mezzo, evidentemente per far sì che si possa riavvicinare a voi. Vedete, e rivuole la tribù, rivuole la sua famiglia. Vedete, vuole comunque, anche se voi non avete una famiglia con questa persona, però vi ripeto, lo facevate stare come in una famiglia, eravate una donna per lui importante, quindi vuole di nuovo, vuole il proprio ruolo all'interno di questa relazione, quindi perché ha capito che questi rapporti sono affini, insomma lui manca questa situazione con voi. Quindi questa persona per la variante numero 1, il cuore verde, senza di voi non sta per niente bene, non sta per niente bene, rimpiange un po' tutta la situazione, e più che rimpiangere lui si sente di aver avuto una sorta avversa, cioè questi pensa che ci siano stati degli ostacoli in questa relazione, ma evidentemente qua l'unico ostacolo, secondo me, certo di questa situazione è proprio lui, perché insomma esce come un traditore, esce come una persona comunque incoerente, l'energia del matto è sempre un'energia poco affidabile. Quindi questa era la prima variante, se vi è piaciuta, vi siete in qualche modo riconosciuti, mettetemi un like e se non siete ancora iscritti iscrivetevi e sostenete il canale. Benvenuti a chi ha scelto la variante numero 2, il cuore rosso, che metteremo qui. Quindi dunque scusatemi, come sta senza di me? Quindi parliamo di una data persona che noi non vediamo, non abbiamo notizie, potrebbe essere chiunque, ricordo un ex, una persona che ci interessa, un vecchio amore, un nuovo amore, una nuova conoscenza, qualcuno che non vediamo da qualche tempo e vogliamo sapere come sta senza di noi. Quindi come sta senza di me questa data persona di coloro che hanno scelto il cuore rosso? Andiamo a vedere con i tarocchi classici che cosa ci dicono in questa variante. Re di bastone. Quindi qua parliamo di una persona molto dedita al lavoro, di una persona molto intelligente, matura, diciamo di età, che potrebbe essere comunque anche nelle sue gli aspetti più negativi, un bugiardo e una persona molto chiusa, dogmatica. Qui abbiamo il 2 di bastoni. 2 di bastoni, come sta questa persona? Questa persona come sta? Qua esce il re di denari, questa era l'energia di fondo mazzo, il re di bastoni. Qua esce proprio lui, vedete, il re di denari. Questo è un segno di terra o portarne l'ascendente. Ricordo, Capricorno, Toro, Vergine. Questo è una persona, ancora ci viene qua, amante dei piaceri, molto materialista, una persona di potere che gli piace tanto lavorare, accumulare i soldini. Ecco qua. Quindi qua come sta? Qui c'è una fatica. Qui
Questa persona in questo momento della sua vita è una persona molto irritabile, è una persona che vive sempre nell'intrigo, è molto ambiziosa ed ha un desiderio molto ambizioso, vediamo qual è. È di avere un progresso, di riuscire con prudenza, ma sempre lavorandoci bene a gestire, ad avere dei beni. Qua è una persona che parla, pensa molto a, come posso dire, alle sue cose materiali, però questa persona sta anche molto male a causa di una separazione. Ecco, questo potreste essere voi, perché presumibilmente parliamo di qualcuno che insomma non c'è più nella nostra vita, quindi è una carta attinente. Come sta questa persona? Sta male, è piena di infelicità, è molto deluso per questa separazione, per appunto si sente in un caos e sa di aver sbagliato e sa che è giunta il momento per lui di essere punito e che questa punizione è meritata. Quindi se voi vi siete allontanati da lui per questioni che sapete voi, è come se dicesse hai fatto bene, perché vedete qua c'era molto molto molti conflitti fra voi due, due di spade, qua c'era proprio un amore odio, un antagonismo. Questa è una persona che vuole vincere a tutti i costi, però adesso sembrerebbe che la situazione verso di voi nel pensiero si sta in qualche modo come dire diventando positiva. Cioè lui vorrebbe investire su di voi. Perché? Perché vedete, lui vuole investire, qua riviene ancora la carta di investimento. Lui sa di aver perso un qualcosa che gli poteva portare anche un benessere materiale con voi. Vedete, e non solo, qui viene anche il 6 di coppe. Quindi questa persona ritiene, come dire, ritiene, ha la percezione che voi gli mancate tanto. Quindi come sta senza di voi? Sta male perché ha questi ricordi di un amore del passato, questa malinconia, questa nostalgia di voi. Lui vorrebbe investire, ma fa piccoli passi. Vedete il fante di denari, cioè non emerge, è mediocre nelle sue azioni, però i ricordi lo attanagliano e lo fanno stare molto male. Cioè, questo qua, vedete, con il 10 di, il 10 di, oddio, qua, scusatemi, il 9 di spade, capovolto, e qui c'è una situazione molto, molto brutta. Qui ci sono dei conflitti, c'è la solitudine, c'è proprio l'isolamento. Questa persona si è proprio isolata, vedete, vi pensa tanto, 6 di coppe. E potrebbe questa persona avere anche come dire, in questo periodo fare uso di sostanze alcoliche, magari che ne so, la sera si beve qualcosa, magari lo fa così per non pensare, per dimenticare. Perché vedete, con questo 8 di coppe lui sta vivendo tutta l'insicurezza, tutta la, come dire, la paura d'amare, la gelosia che appunto gli sta dando questa separazione. Quindi alla domanda, ragazze co o ragazzi, come sta questa persona che avete pensato senza di voi? Sta male, sta veramente male. Vedete, lui sa di aver sbagliato e dice pure, quando sta da solo con se stesso, mi sta bene, è la punizione che meritavo, perché è consapevole di aver creato comunque appunto dei conflitti, dei dolori, e qua c'è stato veramente cose importanti. Sente tanto la vostra nostalgia, però anche se a livello così energetico vuole investire su di voi, comunque al momento fa piccoli passi, però questo re di denari comunque sembra deciso a riprendersi ciò che in qualche modo ha lasciato andare.
Allora, andiamo a vedere le carte dell'amore, che cosa ci dicono in questa variante. Quindi, come sta senza di me? Riferito alle persone che hanno scelto il cuore rosso, seconda variante. Andiamo a vedere, prendiamo una carta a caso, viene la carta di attrazione. Come deve stare, ragazze, questo? E questo in questo momento sta male, perché vedete, sente attrazione per voi. E vorrebbe svelare il suo sé più nascosto e rafforzare il legame con voi. Andiamo a vedere con le risposte degli angeli come sta. Oh, oddio, ma che è qua? Sono tutti quanti storti. Aspettate, perché qua ho notato che ci sono le carte capovolte. Aspettate un attimo, scusatemi, ma ci sono tutte le carte rigirate al contrario. Allora, andiamo a vedere che cosa, come sta questa persona, di coloro che hanno scelto la seconda variante, come sta senza di loro, come sta questa persona senza di loro. Storia d'amore anche qua, ragazze. Come deve stare questa persona? Vedete, nel prossimo futuro, quindi qua, come sta senza di voi? Lui pensa, sta male, ribadisco, e pensa nel prossimo futuro di ricominciare questa storia d'amore. Vediamo ancora con gli oracoli come sta questa persona di coloro che hanno scelto, che hanno pensato, coloro che hanno scelto il cuore rosso. Andiamo a vedere come sta questa persona. Il pensatore viene fuori qua, il pensatore. Di che cosa parla questa carta? Parla di una strategia, di scegliere il partner con cose in comune. Se esistono affinità, andare avanti, non forzate le cose. Questa carta vi dice più che altro. È come se lui vi dicesse: noi abbiamo delle affinità, abbiamo delle cose in comune per andare avanti. Quindi lui pensa di sì, perché ha questa attrazione, ha questo amore per voi, quindi sta scegliendo una strategia, anche se lui tutto sommato non vuole forzare le cose. Ecco perché piccoli passi del fante. Perché vedete, lui con voi stava proprio bene, latte e miele. Quindi lui vuole nuovamente, vuole scegliere questa strategia perché vuole nuovamente il vostro latte, il vostro miele, vuole il vostro amore. Perché questa carta ci parla di sensualità, di sessualità e di unione appassionata e appunto di avere prosperità e un periodo dolce. Quindi questo è quello che pensa, e questo è quello come sta senza di voi. Cioè, gli manca questa storia d'amore, gli manca questa dolcezza che voi riuscivate a dargli, e per cui non sta per niente bene, anzi sta male. Questo potrebbe anche con questa carta la sera buttarsi giù nel corpo un bicchiere, due bicchieri, tre bicchieri di vino, per dire, per non pensare. Perché vedete, lui è geloso e pensa a quello che ha perso. Perché vedete, con il 6 di coppe vi rimpiange e capisce che gli sta bene quello che voi, o comunque che questa situazione, lui, anche se ne soffre, sa di avere avuto torto. Allora, questa era la variante numero 2, il cuore rosso. Ovviamente, se vi siete riscontrati, vi è piaciuta, vi siete rivisti in qualche modo, mettetemi un like. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Benvenuti a chi ha scelto la terza variante, il cuore giallo. In questo caso ho ops, scusatemi, ecco, ci voleva che non mi cadeva qua le carte, e se pareva che non succedeva qualcosa. Allora, in questo caso ho preso i miei tarot Mucha e andiamo a vedere con la terza variante, il cuore giallo, come sta questa persona senza di voi. Per coloro che hanno scelto la terza variante, come sta questa persona senza di voi? Come sta questa persona?
coloro che hanno scelto il cuore giallo, come sta questa persona senza coloro che hanno scelto il cuore giallo? Andiamo a vedere. Qui abbiamo un 5 di coppe e quindi come sta? Qua anche qua ci parla di rimpianto, vedete? Ci parla di rifiuto, di rimpianto. Questa persona già inizia come fondomazzo che ha un dispiacere, è triste. Perché? Perché ha avuto un rifiuto, perché ha un rimpianto per voi. 2 di coppe, vedete? Questa persona rivorrebbe quest'unione, questo rapporto d'amore, come sta senza di voi? Ecco qua. Invece voi l'avete punito, vedete la giustizia. Quindi avete, come dire, avete ripartito una giustizia, un equilibrio in questa situazione. Questa persona vi spia. Vi tiene d'occhio, quindi vedete, insomma, anche se magari voi non vi rendete conto, ma lo fa. Questa persona vuole, come sta senza di voi? È geloso, pensa molto al vigore, all'azione sessuale, a quando voi stavate insieme, cioè pensa proprio al sesso. È una persona comunque che in qualche modo vi rimpiange e vorrebbe, vedete, con il cavaliere di bastoni, vedete, vorrebbe in qualche modo affrontare questo ritorno, questo viaggio verso di voi. Vorrebbe tanto avere un rapporto, vedete qua tutto bastoni, esce anche il lotto di bastoni. Questo è praticamente anche molto preoccupato. È preoccupato perché? Perché lui evidentemente, non lo so, forse si è dovuto anche spostare per lavoro o comunque non ha modo di vedervi. C'è stato questo litigio molto forte. Ci sono state proprio, sono qua, saranno volate parole, perché qua ci parla proprio una carta di perdita della ragione. Vedete, abbiamo il 5 di spade, che in questo mazzo dei tarocchi ci parla di tanta, tanta infelicità per il consultante, di agitazione. Questo vi ha fatto soffrire tantissimo, tantissimo. E infatti lui viene fuori come un re di spade, una persona egoista, un nemico. È una persona autorevole di comando, questo vuole sempre che le cose vadano come dice lui. Ma qua questa persona, vedete, ritornerà da voi in qualche modo. La carta del giudizio, qua c'è proprio questo resuscita, come i morti resuscitano. Allora, qui ci sarà un rinnovamento, un chiarimento, ci saranno notizie, perché questa persona, anche se così dura, qua parliamo di un segno d'aria. Ok, gemelli, acquario o bilancia, portarne l'ascendente. Questa è una persona molto poco empatica, molto dura, molto mentale. Però qua sta male, lui senza di voi sta male perché non vi scordate che vuole la relazione nuovamente, 2 di coppe e la giustizia. Ok? È geloso, vi spia, vuole venire verso di voi, cavaliere di bastoni, non ce la fa più. Non ce la fa più. E vedete qua anche voi che mi venite fuori come la regina di spade, e a parte che siete una coppia karmica, ma mi viene anche da dire che questa regina di spade non gliela dà più vinta. Qui abbiamo una donna che è colei che antepone sempre il dovere al piacere, una donna che lotta per le scelte, donna che lotta da sola, donna che vuole arrivare a tutti i costi al suo scopo, e il suo scopo è quello della sincerità, della giustizia. È una donna che si fa giustizia con la sua forte personalità. Quindi andiamo adesso a vedere, quindi qua da questi tarocchi abbiamo capito come sta senza di voi, ma questo sta proprio male, sta male, vuole ritornare.
siete una coppia karmica, vi ha fatto tanto, tanto, tanto soffrire, vuole nuovamente un incontro, vuole un rapporto d'amore, questo lo vuole veramente perché qua con l'asso di spade e il cavaliere di bastoni non pensa altro che incontrarvi e anche dei rimpianti verso di voi. Vediamo che altro ci dicono le carte dell'amore. Luna di miele, ecco come sta senza di voi. Questo vorrebbe nuovamente fare un viaggio, trascorrere del tempo insieme a voi. Vorrebbe proprio fidanzarsi, vabbè, domani. Guardate, guardate, vedete le carte come sono sincroniche con il due di coppe, vedete, prima battuta. Questa persona, anche se è così dura nelle sue, diciamo, nel suo temperamento, nella sua personalità, vuole tornare da voi, vedete, vuole re di spade, la carta del giudizio, la regina di spade, vuole proprio tornare da voi, lui tornerà da voi. Vediamo gli angeli che rispondono, cosa ci dicono, anche se questa non è una stesa del ritorno, ma è palese, mi viene fuori, le carte dicono questo, dicono preoccupazioni inutili. Perché? Perché ci saranno dei miglioramenti, vedete? Quindi qua tutto coincide anche col fatto che questa persona vuole migliorare, vuole guarire, vedete? In che modo? Ritornando da voi, perché non sta bene, non riesce, vi spia, insomma, si è pentito. Qua c'è proprio la carta del 5, vedete, di coppe che ci parla proprio di pentimento in questo mazzo di tristezza, di dispiacere, di rifiuto per questa fine di questo amore. Lui ci ha riflettuto e dice: no, no, sto proprio male. Andiamo a vedere un altro suggerimento degli oracoli. Riparare, vedete, anche qua gli oracoli sono sincronici con i tarocchi. Qua lui vuole che si ripari il male fatto, lui vuole riparare, vuole il perdono, vuole appianare questo ridiverbio e vuole il perdono e vuole amare in maniera sincera, una sincera ripartizione. E qua vedete, vuole il vostro aiuto, lui vuole che voi in qualche modo collaboriate. Vedete come questo orso permette al piccolino di salire in groppa alla madre, lui vorrebbe che voi potreste fare qualcosa per poter migliorare questa situazione. Quindi questo è quello che mi è uscito dalla terza variante. Quindi una variante, diciamo, bella, perché aspetta anche il ritorno, insomma, di una persona comunque che in qualche modo vuole appianare i diverbi e il male che in qualche modo vi ha fatto, perché questo uomo vi ha fatto tanto male. Poi, come dico sempre, ragazze o ragazzi, sta a voi poi decidere. Le carte mi sono uscite così, voi vedete, io pare, sembra quasi che, non lo so, magari sembrano telecomandate queste carte, ma io non ho nessuna colpa. Io, vedete, io le mischio, le giro, uso mazzi diversi. Cioè, è la pura verità, queste sono le stese. Quindi, che dirvi? Se vi è piaciuto questo interattivo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, non costa nulla, è assolutamente gratuito. Non comparite da nessuna parte, date un sostegno valido a un canale che ha bisogno di questo per poter andare avanti. Ovviamente, se vi è piaciuta la variante, vi siete riscontrati, mettetemi un like. Non vi costa nulla neanche mettere un like, è come una sorta di ringraziamento a un qualcosa che noi facciamo per voi in qualche modo. Quindi è una giusta ripartizione, ecco, dare un piccolo ricambio a una stesa comunque offerta in maniera gratuita. Quindi, insomma, vi sarò grata e sarò lieta che anche voi ricambiate in qualche modo questi interattivi. Allora, ragazze e ragazzi, io vi abbraccio forte a tutti, mi raccomando, andate al mare, prendete il sole, anche la Zaira, vedete, ha preso colore. Ho bisogno anche io di rigenerarmi con l'energia del sole, della natura, del mare, dell'aria, dell'universo e tutto. Quindi, tutto
Forse sono un po' meno presente in questo periodo, però questo serve anche questo, serve anche a voi perché mi sto rigenerando, per poter poi sempre offrirvi nuovi spunti, nuovi interattivi e tante belle, belle, belle serate che passeremo insieme. Allora, io vi mando un abbraccio virtuale. Vi auguro una buona settimana e vi do un bacione grande grande dalla vostra Zaira. Ciao!